Dottoressa De Stefano, oggi ad Agropoli si parla di famiglia e nello specifico genitorialità. L'iniziativa della Fondazione De Stefano in collaborazione con l'Istituto Toniolo, il Comune di Agropoli, insomma una serie di sinergie per stare vicino alla famiglia. Sì, effettivamente questo è il tema centrato in pieno, colto la finalità delle nostre attività. Io posso aggiungere solo che siccome la fondazione è nata per volontà della sua fondatrice Maria De Stefano, con l'intento di collaborare con l'aiuto del volontariato allo sviluppo del territorio, secondo le problematiche del territorio, e siccome effettivamente la famiglia in questo momento è il punto sul quale bisogna puntare, chiedo scusa del giro di parole, per questo sviluppo, abbiamo pensato di unire alla nostra attività di assistenza, di recupero delle risorse degli anziani, questo appunto della famiglia, perché poi la famiglia è comunque il centro di congiunzione fra, diciamo, le diverse generazioni e nello stesso tempo permette, allargandosi, di guardare un po' al passato per vivere il presente in una programmazione del futuro. Al momento devo dire che la risposta è stata commovente, perché c'è stata una collaborazione da parte di tutti gli operatori del settore che non avrei neanche immaginato, sono veramente per questo felice. E un altro motivo di grande felicità, veramente di grande felicità, è vedere che questo gruppo di ragazzi che hanno collaborato si sono sentiti talmente responsabili e hanno talmente colto lo spirito di questa iniziativa che hanno lavorato con un'intensità, con un entusiasmo e con anche una professionalità che ci fa veramente sperare che se ce la mettiamo un poco tutti, le cose possono anche cambiare. Il progetto che stiamo realizzando è quello di costruire un servizio nuovo, anche se per adesso avrà un'apertura limitata di 3 mezze giornate alla settimana, un servizio che si occupa di offrire consulenze gratuite a genitori, adolescenti, famiglie, coppie. Di questa è un'occasione un po' per approfondire la tematica, ma anche per costruire insieme agli operatori un progetto che vada in sinergia, in integrazione, in connessione con la rete dei servizi.